Nessuno è fuori dalla vicenda umana. È un'illusione credere d'essersene distaccati. Non esiste il futuro di uno, solamente quello di tutti. Continua a credere che questo mondo sia meraviglioso. Io non sono d'accordo con quelle analisi che ci parlano sempre in maniera apocalittica del domani e del futuro. Io credo invece che noi ci troviamo davanti a una primavera che sta sbocciando dal basso e che non è intercettata né dalla politica, né dall'economia, né anche dalla cultura dominante, ma che è presente invece nella gente semplice. Cioè la gente sta coltivando dentro di sé un nuovo che secondo me ci farà vedere delle cose molto belle. Noi stiamo vivendo un'epoca nuova, non c'è più il passato e non c'è ancora il futuro. Noi siamo di mezzo e quindi è dovere nostro, ecco, cercare le modalità per non perdere le ricchezze del passato e offrire anche e accettare anche le ricchezze del nuovo. C'è da recuperare il concetto di rivoluzione che in qualche modo dia senso all'esistenza. Noi riteniamo che l'umanità sia arrivata in un punto cruciale. Transizioni profetiche raccoglie quattro punti di vista molto complessi che si integrano bene tra di loro. È un libro dove noi balbettiamo. È il momento di agire, di ritrovare un impegno concreto. Credo che questo libro ci possa aiutare molto. Siamo chiamati in questo periodo a essere dei segni, segni profetici, segni di persone che credono in quello che fanno. Il testimone non idealizza se stesso perché non nasconde la propria fragilità e la propria debolezza, anzi ti mostra che anche lui è debole e fragile, ma ti fa capire come da adulto si può abitare la propria fragilità e la propria debolezza. Quindi io credo che tutti noi dovremmo recuperare questa categoria testimoniale. È un futuro incerto. Delle persone stanno con la fame, non c'è lavoro e la disoccupazione è una grande crisi. Stiamo attraversando un periodo molto difficile per una vita un po' scura. Scoraggia, senza niente, è una malattia che c'è, la guerra, deve venire, tutte queste cose. I morti. Per il mondo vorrei la pace. Troppe brutte notizie, le telegiornali, troppe tragedie. Vedo un futuro che non si guarda veramente alla persona. Durante la pandemia per me si sono rivelate molte contraddizioni.
possiamo uscirne con l'amore, con l'amicizia e con gli occhi buoni. E stare più uniti possibile tutto, in tutto il mondo. Abbiamo bisogno di futuro. Poter intanto continuare a sognare, a progettare. Stiamo lasciando alle spalle in realtà un'epoca in cui tutto sembrava molto chiaro. C'è una frase bellissima di San Benedetto da Norcia e dice: non nisi in obscura sidera nocte micant. Significa: solo nella notte oscura possiamo vedere le stelle. A un certo punto dice che Dio è morto, ma non si riferisce tanto al fatto che il cielo è vuoto, ma manca una metafisica, appunto, delle cose chiare su cui per tanto tempo abbiamo costruito la nostra vita. Se da una parte questo ci rassicurava, dall'altra parte ci imprigionava. La profezia non è sapere il futuro, è capire il presente. Un periodo difficile per colpa di noi stessi uomini. Prima il cambiamento era molto più lento, adesso è tutto molto veloce. Ognuno di noi pensa per se stesso e abbiamo voglia di potere, di conquiste. La gente è stanca di parole perché siamo diventati tutti dei bravi parolai. Promettiamo questo, quest'altro, se prendi questo articolo vedrai di qua, vedrai di lì, vedrai di là. A un certo punto la gente non crede più. Paura, sconforto, proprio del futuro. Infatti, cioè, la speranza di avere anche un figlio non se ne ha tanta. Di una parte ci sono le persone che se ne accorgono che stiamo vivendo questo periodo difficile, di un'altra parte ci sono le persone che non ce ne accorgiamo proprio di quello che stiamo vivendo. Oggi c'è una scarsità di pensiero che si nota in diversi ambienti. Da una parte mi sembra di vedere un punto di non ritorno, nel senso che i conflitti interiori e anche esteriori sono talmente portati all'estremo in questo momento che davvero non si intravede una via d'uscita. E dall'altra vedo invece un risveglio, vedo un'umanità in risveglio, in apertura, che si interroga sulle cose fondamentali. All'alba c'è poca luce, non è facile tracciare la nuova rotta, si riesce imparando a saper leggere quanto accade e trasformarlo in ciò che sarà. Che cos'è una transizione? È un passaggio. Il passaggio implica che si capisca da dove partiamo e verso dove andiamo. Ci sono parole chiave che è importante recuperare proprio per rimettere al centro dei valori. Io ne cito solo una, che secondo me è importante, il rispetto. E il rispetto comincia da se stessi, rispetto per il proprio corpo, per la propria anima, per il proprio spirito. E il rispetto per se stessi si estende al nostro ambiente, si estende anche agli altri inevitabilmente. Quella che stiamo vivendo è una stagione straordinaria. La fine di una epoca in cui davamo per scontate tante cose. Stiamo vivendo in un momento particolare della storia che è quella che Bauman definisce un'epoca fluida,
dove sono venuto a mancare dei punti di riferimento molto importanti, e in questo cambiamento proprio di prospettiva antropologica noi stiamo cercando di nuovo cose affidabili su cui costruire la nostra vita. Se questo da una parte ci destabilizza, dall'altra parte ci mette anche davanti a un'esperienza importante. Si percepisce nell'aria questo nervosismo anche, questo spaesamento, questo senso di aver perso comunque i punti di riferimento. Oggi noi viviamo decostruzioni, si decostruisce tutto. C'è una mutazione antropologica in corso, indubbiamente. Il problema sarà cosa costruire, cosa portare nel mondo digitale, nel mondo rivoluzionato, nel mondo del cambiamento, del vecchio mondo. Non c'è una rottura tra passato e presente, perché se c'è la rottura nessuno ci guadagna. Credo che stiamo vivendo una grande opportunità, cioè possiamo dettare un nuovo che sta venendo fuori. Una novità, una pianta che cresce, che forse neanche ci siamo accorti e abbiamo già seminato. La bellezza è la qualità della vita, è l'armonia con gli altri. Quindi una seconda parola che mi piacerebbe citare è, dopo rispetto, la bellezza. Un tempo anche molto propizio di nuovo dialogo tra la cultura cristiana e le culture laiche. Questo dove siamo è un cantiere, credo sia una ex falegnameria o qualcosa di simile. È tutto disastrato, i vetri sono rotti, l'aria entra, la porta non si chiude, c'è un sacco di roba, non si capisce che cosa sarà. Se dentro ci mettete un po' di intelligenza artificiale e un robot, beh, questa è l'immagine della società di oggi. La scintilla divina che è presente in ognuno di noi, e anche se noi la soffochiamo con la cenere, quel piccolo frammento di brace continua ad ardere e può generare un grande incendio, un incendio in senso buono. Anche la guerra è un cantiere, ma è un cantiere al contrario, un cantiere che distrugge, dove la tecnologia porta morte, il missile supersonico, la bomba atomica tattica, insomma l'esplosione del disastro e della morte. Quello che noi vogliamo dire in questo libro è che noi partiamo da una condizione bellica, di guerra. Parliamo proprio di un io bellico. Un io, cioè un'umanità che si è radicata per millenni nella guerra, nella contrapposizione all'altro da sé. L'altro poteva essere l'altra nazione, l'altro poteva essere l'altro sesso, l'altro poteva essere l'altra religione. Noi non dobbiamo fare spaccature, ma dobbiamo fare incollatura. Più importanti delle risposte possono essere le domande, come quelle di questo libro. Farsele senza perdere la speranza e già incamminarsi verso domani. La transizione che noi stiamo vivendo è una transizione che è del tutto simile a questa realtà che stiamo vivendo in questo momento qui.
e per questo abbiamo deciso di scrivere un libro. Quattro persone che si sono incontrate in maniera così, direi anche un po' fortuita o provvidenziale, hanno messo insieme il loro pensiero e si sono trovati e hanno dato vita ad un testo, un libro che si intitola proprio così, Transizioni profetiche. Questo libro ha il vantaggio, il merito di un punto di vista antropologico, spirituale, ma anche un punto di vista psicologico sui mutamenti della soggettività. Vogliamo dare degli spunti profetici di luce che possano portarci a un domani che possa essere migliore di oggi, una speranza che sia autentica e fondata. E anche una prospettiva politica, perché questa transizione antropologica richiede e richiederà, come stiamo già vedendo, delle trasformazioni immense della progettazione democratica e politica nazionale e planetaria. Parliamo di transizioni profetiche, profezia è una parola micidiale che forse avremmo dovuto usare con più cautela, ma abbiamo voluto osare. All'interno di un contesto che sembra senza speranza. Credo che questo libro sia particolarmente utile per indirizzarci verso questa transizione antropologica. E poi man mano farlo diventare un progetto che potrebbe avere anche degli sviluppi successivi con altri eventi, oppure essere utilizzato semplicemente come uno strumento di pensiero, di approfondimento, proprio per costruire insieme un futuro. Chi leggerà questo libro potrà scriverci sopra un'altra storia, una storia di senso e di significato. Si vede dove andiamo, allora restiamo ben saldi nella realtà e in questo tempo, consapevoli che il futuro è fatto di porte girevoli. Certo, i tempi che stiamo vivendo dopo una pandemia, in pieno tempo di guerra, possiamo dire che c'è forte crisi. Una stagione caratterizzata da una pluralità di eventi che non si erano mai visti prima. Globalizzazione, finanziarizzazione dell'economia, la questione riguardante l'avvento dell'individualismo libertario. Di fronte a tutto questo, la domanda che molti si pongono è: dove stiamo andando? Verso qualcosa sicuramente di diverso. Bisogna avere l'impegno, la forza di poter discernere, capire fino in fondo. Tutti, credenti, non credenti, laici, indù, buddisti, cristiani, siamo tutti su una soglia antropologica di insostenibilità che ci costringe in un certo senso, perlomeno ci convoca ad una grande transizione. Il problema è non continuare a scappare dalla realtà, ma stare nella realtà fino in fondo. Questo è quello che ci permetterà di cogliere i segnali e capire cosa stiamo vivendo. Quando penso al futuro penso che non ne esista uno inevitabile, ne esistono tanti futuri. Il futuro è quello che noi scegliamo oggi con le nostre azioni, con le nostre decisioni. Dobbiamo superare alcuni pregiudizi sul futuro. Primo pregiudizio, esiste un futuro? No, esistono molti futuri, dobbiamo impegnarci per uno di questi. Secondo pregiudizio, il passato è fondamentale per il futuro. In parte sì, in parte no. Quando c'è un cambiamento d'epoca c'è una discontinuità. Nella discontinuità alcune cose del passato servono, altre cose bisogna gettarle via. Il grande cambiamento, secondo me, deve assolutamente avvenire all'interno del proprio pezzetto di terra, del proprio piccolissimo frammento di paradiso. Molto sta cambiando, nel piccolo e nel grande, fuori e dentro noi. Occorrerà discernimento, occorre coraggio. Per poter parlare di futuro bisogna essere in grado di parlare del passato.
e il passato ci sta raccontando ora che cosa abbiamo sbagliato. Torniamo a interrogarci, a farci le vere domande, quelle importanti, e da lì, ecco, intravedo un'umanità che ancora ha voglia di fare questo, che ha voglia di mettersi in gioco. Ci comporta e ci costringerà a dei cambiamenti immensi nella convivenza democratica a tutti i livelli, dai livelli, diciamo, locali fino al pianeta. Di un grande lavoro di incontro, non di scontro. Perché se noi facciamo scontri non otteniamo niente. Solo se si riesce a comprendere la portata di questa transizione la si può vivere con coraggio, con perseveranza, ma anche con vera e propria possibilità di vittoria. E la fede? Manteniamo le nostre consuetudini oppure, rinnovando cuori e percorsi, rendiamo profetiche queste transizioni? Un punto di vista anche relativo alla vita religiosa, alle difficoltà estreme che sta attraversando la vita consacrata e le prospettive anche qui di una transizione. Credo che la religione, quando rimane solo religione, diventa un problema. Stiamo navigando nella strada della grande plausibilità, rischiando così di diventare i cappellani del pensiero unico. Non sarà questo il futuro, perché sarà inevitabile andare a quella rotta di collisione che non può che esserci fra il mondano e il redento, tra quello che è secondo il cielo e quello che non lo è. Tutto si può vendere e si può comperare. Questo lo notiamo in qualsiasi situazione, anche nelle nostre stesse comunità religiose. Al di là del caos, del disordine, della crisi che possiamo facilmente denotare, c'è una graziosità, cioè una presenza dello spirito graziosa che sta dentro le cose umane e che va anche oltre queste cose umane. Il problema non è il mondo che è mondano, perché il mondo non può che essere mondano, il problema è se noi siamo cristiani. E siccome stiamo cercando disperatamente di dimostrare che possiamo andare d'accordo, smetteremo di cercare di dimostrarlo, ma non con un atteggiamento oppositivo, no, molto più mansueto e molto più interiore. C'è un fondale comune che unisce anche cose molto diverse, quindi se noi siamo in grado di ricollegarci a questo fondale comune, a questa fede che è al fondo anche della nostra religione, innanzitutto non ci vergogneremo di essere noi stessi, ma capiremo che essere noi stessi significa essere inclusivi, cioè non escludere l'altro, ma avere la necessità dell'altro, perché proprio perché c'è qualcosa di diverso da me, io posso anche essere profondamente me stesso e non ho bisogno di imporlo a nessuno, non ho bisogno di trasformare la religione in un'altra arma attraverso cui in realtà io dico le mie paure e la mia incapacità in realtà di gestire il mondo, le mie relazioni e tutto ciò che mi spaventa. Un religioso, un consacrato, una comunità che non sogna, che non progetta, sta già morendo. La fede è una bussola che dà l'orientamento, non è come una mappa che ti impone e ti indica un sentiero da seguire. Ecco perché è bene distinguere la fede dalla religione. Non è vero che in questo tempo la fede è diminuita. Quello che sono diminuite le pratiche religiose. Vuol dire che noi andiamo verso una chiesa più piccola, molto meno di impatto numerico, ma molto più sobria e autentica, un lievito, una luce, molto più che non una potestà mondiale, la sua influenza e la sua gestione.
Penso che questo è davanti a noi di sicuro. Per pigrizia mentale continuiamo a applicare pratiche religiose come quelle del passato. Pensare di poter sviluppare una missione cristiana ricalcando le strade percorse fino a 20 anni fa è comico, paradossale. E la gente, ma soprattutto i giovani, non riescono più a seguirci. Bisogna tentare nuovi percorsi, nuovi cammini di purificazione, inventare qualche cosa, perché alcuni esperimenti già fatti sappiamo dove ci portano. Allora bisogna provare altre realtà, altri cammini. Di fronte alle cose reagiamo esattamente come gli altri. Non è la fede che ci serve, ce ne serve una molto più seria, molto più profonda. Si può decidere di scegliere, senza fretta e però soprattutto senza aspettare che sia troppo tardi. Il destino non esiste, non esiste che le cose devono andare così perché così è voluto che le cose andassero. Anche guardando la storia i periodacci ci sono, quindi io sono speranzoso. La strada migliore probabilmente è avere cuore e passione per quello che si ha dentro e quindi trasmetterlo agli altri. Ognuno smette un po' di funzionare, si ribella un po' al sistema in cui noi siamo una catena di montaggio in un sistema economico dove ognuno fa la propria parte e riscopre invece un'interiorità, una vita spirituale, una via mistica, diciamo, che proprio perché è mistica è tremendamente concreta, è un modo nuovo di stare al mondo, di abitare il mondo, di abitare le relazioni. Ci dobbiamo guardare noi stessi e ci dobbiamo credere in qualcosa. Sembrano tempi cupi questi, o forse lo sono davvero. Come orientarsi e quali strade prendere fra le tante che abbiamo e avremo di fronte? Stiamo andando verso una novità inedita, quindi il primo concetto secondo me è la novità. Che cosa possiamo portare noi, generazione analogica, forse in estinzione, cosa possiamo portare al mondo digitale, agli iGen, ai giovani che stanno venendo fuori? L'educazione vera non è mai la trasmissione di un'informazione, ma è la trasmissione di un fuoco, cioè di una passione. Quel fuoco rimane oltre anche la nostra memoria ed è quel fuoco che in fondo educa. Ci sono aspetti della vita comune che diventano importanti. La formazione, l'educazione, l'istruzione diventano quei snodi della vita comune che consentono davvero a tutti di acquisire quelle consapevolezze per poter intraprendere uno dei cammini che si possono intraprendere per il futuro. Il futuro è accelerazione continua e progresso continuo, non è vero. Il futuro è conquista, anzi, se vogliamo proprio essere più precisi, il futuro è adventus, è qualcosa che ci viene incontro. E il futuro determina il presente. Per poter realizzare questo futuro è necessaria consapevolezza. La consapevolezza deve essere all'interno di ciascun cittadino, ma deve essere anche all'interno di tutti gli attori che fanno parte di questa, della nostra vita. C'è qualcosa di profondo che sta cambiando. Fondamentalmente è l'idea stessa di io che va messa in discussione.
Possiamo veramente orientare le nostre scelte, le nostre vite? L'errore che noi facciamo è che esista una tecnica che ci metta al sicuro dal non sbagliare. La scelta è sempre un rischio, cioè il rischio anche di fare una scelta sbagliata, ma credo che la cosa che deve molto guidarci è fare una scelta in cui abbiamo la sensazione che c'è una umanizzazione e una liberazione dell'uomo, cioè più avvertiamo che quella scelta ci porta ad essere più liberi, più quella scelta dovrebbe essere quella giusta. Occorre riprendere la via del pensiero pensante. Negli ultimi 40-50 anni abbiamo troppo speso energie per il pensiero calcolante. Siamo diventati bravi nelle nuove tecnologie, nella finanza, eccetera, ma abbiamo perso la cosiddetta bussola. Cambiamento nel quale stanno entrando in gioco giovani. Anch'io ho bisogno di essere arricchita dalle nuove realtà, come tu hai bisogno di essere arricchito da chi è vissuto prima di te. Dobbiamo parlare di futuro e il punto d'incrocio fra le generazioni sarà questo luogo, il parlare del futuro. Le tecnologie stanno sconvolgendo la nostra forma di vita. Beh, su questo possiamo fare una grande alleanza fra noi e i giovani. Proprio perché l'emergenza antropologica ci unisce tutti. Se non ci si allea alle nuove generazioni, abbiamo perso anche la nostra generazione. Se trattiamo i ragazzi come un problema da risolvere, il problema ce l'abbiamo noi. Dovremmo uscire da noi stessi e guardare l'altro, che poi significa vivere meglio appieno il presente e riscoprire la bellezza. La maggior parte delle cose che non vanno nel mondo nascono dall'ignoranza e l'ignoranza è soprattutto l'ignoranza di noi stessi. È necessario attivarci e promuovere una nuova umanità che si impegni a partire da se stessi. Non possiamo più vivere chiusi in una scatola, ma abbiamo bisogno di proiettarci anche per creare un futuro ai nostri posteri. A un futuro che possa generare vita, serenità, lavoro, comunione. Volgere l'animo verso qualcosa, cioè tutto me stesso è rivolto verso qualcosa che è fuori dalla prigione del mio ego, e quindi se io entro in uno stato di attenzione non solo non mi lascio fregare dalle menzogne di questo mondo, ma mi rivolgo con tutta la mia anima fuori da me stesso, e questo può essere un vero cambiamento del nostro sguardo. Chissà che non serva proprio arrendersi al nuovo, senza volerlo per forza controllare e riscoprire, oltre che la bellezza, la gioia. Transizione verso il futuro, in termini profetici, vuol dire crederci. Recuperare un senso della vita, qualcosa che vale per cui poter vivere, ma anche per cui dare la vita, quindi anche morire, è un primo segnale, un primo frutto che dà senso alla vita, al di là dei risultati concreti che si possono toccare. Credo che dal punto di vista mentale sia importante pensare al futuro per vivere bene il presente. Curare di più la bellezza di noi stessi in termini di spirituali, in termini etici, morali. E questa bellezza si rispecchierà anche nell'ambiente in cui viviamo. E
per avviarci a questa transizione in atto? Se mi chiudo all'altro, mi chiudo in delle convinzioni che a lungo andare tolgono il respiro e non mi fanno nemmeno più essere felice. Se ci arrendiamo al nuovo che avanza, dobbiamo allo stesso tempo anche decentrarci, cioè non stare noi più al centro dell'attenzione, come spesso ci parla Papa Francesco, dover andare verso le periferie. Dobbiamo riuscire a sentirci tutti fratelli e sorelle. Assolutamente sì, la chiave di volta è proprio aprirci all'altro. Lo ha detto Gesù, tutto l'insegnamento di Gesù è un aprirsi all'altro. Ad esempio, la maggior parte dei complimenti che Gesù fa nel Vangelo li fa degli stranieri. Gli esempi che usa all'interno delle sue parabole contemplano sempre l'altro inteso come diverso. Gesù è un personaggio fortemente inclusivo e totalmente invece scevro dall'ideologia. Dovremo smettere di combattere le battaglie inutili. O non voler controllare ciò che accadrà. Arrendersi al nuovo che avanza. E dovremmo occuparci di essere veramente ciò che siamo. Sempre, questa è una regola fondamentale, sempre in gioia. E quindi ecco, nella dimensione sconosciuta, che è quella che stiamo vivendo, cioè in questa traversata nel deserto, credo che riprenderà il sopravvento quello che è già codificato in ognuno di noi, cioè quella unione tra noi e il tutto, o come la chiamava Dante Alighieri, ecco, la forma universale di questo nodo, e quella capacità di vivere in armonia con noi stessi, con gli altri e con l'universo intero. Una persona è libera quando può essere pienamente se stessa, quando conosce se stessa e quando per conoscere se stessa non deve contrapporsi agli altri, cioè non ha bisogno della guerra per essere se stessa. E quindi una libertà in cui ognuno è se stesso, quindi delle identità chiare, ma allo stesso tempo delle identità che non diventano conflitto. Sempre avanti, cercare di stringere pugni e non mollare mai. Non è come molti pensano o affermano, una dimensione quasi superflua della vita, c'è cioè tutto il resto e poi c'è anche il benessere. Noi il benessere è centrale nelle nostre vite. Davvero siamo degli universi unici e irripetibili. Ognuno di noi davvero ha qualcosa da insegnare agli altri. Novità di occhi, di attenzione e di cuore. Dobbiamo proprio guardare con fiducia questa. Andrà meglio.